non male. Ebbene sì, a fine video vedrete quanto peso adesso. Porco a tutti ragazzi, questo video l'avevo già registrato, però volevo un attimo rifarlo perché l'ho fatto a luna di notte ed ero un po' cotto. In questo video andremo a vedere la seconda parte di questa dieta, dato che sono rimasto a dieta più o meno per un mese. Infatti ho iniziato il 24 di giugno e adesso è il 30 di luglio, intanto ho smesso da un pochino, ma vi spiego il perché il titolo. Infatti ho fallito la dieta. In questo video di base volevo un attimo andare a parlare dei punti che ho vissuto in questa esperienza che è durata un mese, perché ovviamente ci sono state delle cose molto positive e delle cose molto negative, quindi vorrei un attimo darvi anche qualche dritta da come l'ho vissuta io, quindi non sono un guru, non ne capisco un cazzo di diete, informatevi meglio, io comunque vi do il mio punto di vista. Allora, dopo i primi 3 giorni, alla fine, come ho detto anche nel video, la fame è diminuita, perché di base mi ero già abituato a quel stile di vita e poi il mio corpo non stava più bruciando i carboidrati che prendeva, ma tutti i grassi che avevo in corpo. Quindi comunque ho avuto molta più energia, inizialmente ero anche molto più determinato perché volevo fare questa dieta. Si è fatto che più o meno a settimana perdevo anche un chilo e mezzo. Quindi stava veramente procedendo de Cristo, termine tecnico. A un certo punto ho incontrato un po' di difficoltà perché è una dieta molto molto ferrea, come ben sapete, magari dopo quel video vi siete un attimo informati meglio, visto che comunque sta andando abbastanza bene per essere il secondo video del canale. È una dieta veramente tanto complessa perché i piatti sono più o meno gli stessi, devi cercare di un attimo cambiare leggermente la dieta, ma io non ve la consiglio, cioè come ho detto già nel video, io non ve la consiglio di fare questa dieta perché è veramente tanto drastica, dato che io meno passavo a mangiarmi 100-110 grammi di pasta al giorno a non poterne neanche vedere più di 4 vasa al giorno, cioè diciamo che i vasa, ok, che sono carboidrati, ma di base sanno un po' di sa di ecco, polistirolo integrale. Diciamo che non è un qualcosa di buonissimo, ecco. E questo mi ha portato in certi momenti a vacillare. All'inizio l'ho retti abbastanza bene come cose, perché di base ero abbastanza, come ho detto prima, concentrato sulla dieta e quindi non ci ho fatto tanto peso. A una certa però sono esploso e non è che ho mangiato l'ira di Dio, non è che mi sono messo a mangiare la pasta e tutti quanti i carboidrati, però mi veniva da un pochino mangiare qualche altra cosa che comunque non io tenevo abbastanza sotto controllo le calorie perché di base in quest'ultimo periodo, in queste ultime 2 settimane, ho guardato soltanto le calorie che prendevo, non ho visto i carboidrati, i grassi, le proteine, che poi è giusto che una dieta sia severa perché di base devi seguirla, devi fare anche altre cose, però la dieta chetogenica secondo me e da quello che ho visto anche in giro è più una dieta per quelli che hanno tanto da perdere e vogliono perdere il meno tempo possibile. Ma dopo, almeno dopo un mese e mezzo, cambiavano dieta. Ed è la cosa che ho fatto io. Infatti ho iniziato a sperimentare anche cibi che avevano dei carboidrati, ma comunque stavo molto attento con le calorie. E quindi io dico, ho fallito la dieta perché ho fallito la dieta chetogenica. Però ho avuto un po' di risultati perché l'importante delle diete non è il mangiare meno, perché sennò vi stressate e basta. L'importante di una dieta è fare attività, fare cose che vi piacciono, che può essere camminare, correre, andare in bicicletta, giocare a tennis, dato che io in questo periodo ho ripreso a giocare a tennis. Ed è una gran figata. Infatti sono stato anche in montagna, quindi lì praticamente sono stati 3 giorni, 2 di questi abbiamo giocato per 2 ore al giorno a tennis. Lì in vacanza mi sono messo a mangiare come un drago. Cioè, ho mangiato veramente tanto, ma per quale motivo? Perché bruciavo calorie e quindi potevo assumere. Alla fine mi sono sentito anche abbastanza libero di mangiare quello che volevo. Infatti ho anche preso tipo dei gelati con i dolcificanti piuttosto che gli zuccheri. Ho preso più degli elementi dietetici piuttosto che andare a favorire una dieta che era praticamente affettati, carne di pollo e molta molta insalata. Ecco, diciamo che avere già comunque la possibilità di avere un piccolo sgarrino, un piccolo gelatino magro, mi ha aiutato moltissimo. Con questo non voglio dire che non dovete fare una dieta troppo pesante, perché comunque le diete vanno anche fatte. Soprattutto se hai un obiettivo, ma dovete integrarle a attività fisica, perché di base puoi anche dimagrire un sacco, ma tendenzialmente, almeno da quello che ho capito dai vari dietologi, i primi chili che si perdono sono di acqua, poi il resto sono anche di massa magra e di massa grassa, quindi il fatto che tu diminuisci il mangiare non è che diminuisci soltanto i grassi, tu diminuisci anche le proteine, tutte le tue fibre muscolari.
Quindi se tu mangi di meno, ok, dimagrisci per acqua e anche dei grassi, ma vai a perdere anche le fibre muscolari. Quindi di base è molto meglio andare a fare anche attività fisica. Infatti mi sono praticamente sputtanato un polso giocando a tennis e vorrei riprendere a giocare a tennis e chi lo sa, la mia università comunque offre una palestra, potrei anche andare in palestra. Di base tutto questo discorso per dirvi quanto ho perso. Io inizialmente pesavo 85 kg quando ho iniziato la dieta. Per quanto sono alto io, ovvero 1,77 m, ero sovrappeso. Non obeso perché si parla lì tipo di 94 kg, che qualche mese fa, qualche anno fa pesavo 90 kg, quindi ero anche abbastanza vicino all'obesità. Ma comunque ero un po' ciccio, ho iniziato a prendere un po' di grasso, ero molto più rotondo, ecco. Con circa un mese di dieta, perché il video che sto per farvi vedere è del 20 di luglio. Vi faccio vedere quanto pesavo allora. Ecco, Beh, non male. sono arrivato a pesare 80,3. Quindi ho perso praticamente in neanche un mese 5 kg. Quindi alla fine, sì, io ho perso chili, ho avuto successo fallendo la dieta. Perché di base ne facevo un'altra, o comunque mi moderavo molto di più. Io ero uno che, per esempio, per la fame nervosa mangiava di tutto. Ecco, ci sono stati momenti in cui ero abbastanza nervoso per fatti miei personali e quindi ero riaumentato, ora credo di essere mezzo chilo in più. Ma comunque io la sto vivendo abbastanza bene, non è che sto vivendo con l'ansia. Infatti adesso fra poco vi do qualche chicca che potrebbe aiutarvi per affrontare al meglio una dieta, una qualsiasi dieta. Infatti, secondo me è una cosa molto importante non pesarsi ogni giorno, perché vi fate del male a voi stessi. Perché basta tanto che abbiate bevuto un po' di più, avete mangiato la pizza ieri che quindi è un po' pesante, avete comunque mangiato cose pesanti ieri e magari vedi un chilo e mezzo in più, ma non significa nulla. Anche bere acqua ti fa aumentare di peso, però è importante nelle diete bere tanta acqua, perché bere acqua aiuta il tuo intestino a funzionare meglio. Inoltre, se per esempio vi capita un giorno alla settimana di sgarrare, tipo andare con i vostri amici a mangiare una pizza, non muore nessuno, perché di fatto per riprendere un chilo bisogna assumere 7.700 calorie circa, adesso non mi ricordo la cifra esatta, ma comunque in una giornata di sgarro non riuscirete mai a riprendere tutta quella massa. Riuscirete a riprendere quella massa se ogni giorno mangiate cose non sane o comunque cose pesanti. Però un giorno a settimana secondo me ci sta benissimo. Poi ognuno è libero di fare come vuole, c'è chi per esempio preferisce non sgarrare mai e essere sempre a dieta. Io personalmente non ce la faccio, io sono uno che ama il cibo, io vorrei mangiare veramente anche, non lo so, un copertone. Io veramente mangio ogni cosa. Ogni cosa non salutare, quello è anche peggio. Un'altra cosa che io in verità non ho mai fatto, ma secondo me potrebbe essere molto utile, è per esempio farvi le foto da quando iniziate fino a, non lo so, 1, 2, 3 mesi dopo. Perché il cambiamento fisico secondo me ti fa gasare. Perché ho presente, per esempio, quando feci la dieta chetogenica molto tempo prima, che pesavo 90 kg, ero arrivato a pesare 80 kg, mi sono fatto una foto e vedevo che ero molto diverso da prima. Però è una cosa che se voi vi pesate sempre, vi guardate sempre la pancia allo specchio, vi abituate a questo cambiamento e quindi non riuscirete a capire veramente quando siete cambiati. E fidatevi che, per esempio, magari in un mese non si vede tanto la differenza, ma su 6 mesi, se fate la dieta e siete bravi a fare la dieta e perdete peso, lo si vede, lo si nota. Quindi anche un modo per autoglorificarsi, vedersi il corpo e dire wow, sono veramente un gran figo. O comunque non un gran figo, per l'amor di Dio, però comunque il vedere che state cambiando, secondo me, aiuta veramente, veramente un sacco. E poi un altro consiglio, ma proprio l'ultimo per concludere il video, è non guardate le dirette su internet. Se veramente volete avere una dieta bella precisa, andate da un dietologo, lui ve la saprà dire per forza. E se la seguite, fidatevi che riuscite a dimagrire. Ovviamente dovete anche farvi il culo, tipo in palestra, i gymboy, cose varie. Dovete comunque fare esercizio perché ok, il perdere peso, ma se volete avere anche un fisico un po' più, dico, soddisfacente per voi, il fare esercizio potrebbe veramente aiutarvi perché vi farà notare il vostro comunque cambiamento fisico anche per quanto riguarda la massa magra, perché se fate anche esercizio fisico vi aumenta la massa magra, quindi magari ci metterete un po' più di tempo a dimagrire, però avrete poi un corpo molto molto più strutturato. E nulla, qua si conclude la mia miniserie sulla mia dieta. Ovviamente io continuerò a fare una dieta del tipo di contenimento. Il mio obiettivo sarebbe arrivare a 75 kg per poi andare in palestra, comunque fare attività fisica
mettere su un po' di massa. Ma vedremo un attimo, magari se mettete un po' di like a questo video, infatti potete veramente spaccare il tasto di mi piace, commentate e condividete il video per avere magari una terza parte molto più avanti per quanto riguarda la dieta. E nulla, il video finisce qua, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo settimana prossima, sempre a luna, con un prossimo video. Bella ragazzoni!